Vogliamo parlare di noi? Che cosa ci ha portato fin qui? Qual è il nostro programma? Abbiamo vinto! Sì, abbiamo vinto perché in questa campagna elettorale si è parlato di giovani, di trasparenza, di meritocrazia, di concorsi pubblici. Abbiamo vinto e vinceremo ancora con il vostro aiuto, con il vostro consenso, con il vostro voto. Garantirò la mia presenza, farò il sindaco a tempo pieno, non solo perché lo stabilisce il testo unico degli enti locali, ma perché sono sempre stato legato al territorio, ho sempre garantito la mia presenza con responsabilità, anche presso altre strutture dove ho ricoperto altri incarichi. Chi mi conosce questo lo sa. Metterò al servizio del comune le mie conoscenze e trasferirò la mia esperienza lavorativa di manager nella macchina amministrativa. Bravo. Scusate, di middle manager, non vorrei rubare il posto a nessuno, potrebbero diventare 299. Vogliamo fare politica, ebbene sì, vogliamo fare politica anche noi. La politica ha come fine l'organizzazione e l'amministrazione della vita pubblica e l'esercizio dei pubblici poteri. La funzione primaria dovrebbe essere la ricerca del bene, raggiungere attraverso l'esercizio del potere pubblico risultati utili al bene comune, attraverso l'attenzione ai problemi, attraverso la risoluzione di questioni inerenti alla vita pubblica, con impegno personale, aderente a un movimento o a un partito. Noi abbiamo deciso di aderire a un movimento, perché la situazione contingente ci ha portato a questo. Noi rifiutiamo la cosiddetta politica da caffè, la leggerezza e la superficialità con cui vengono affrontati i problemi. Non ho tessera di partito, eppure sono anni che partecipo alla vita politica di questo paese. Non abbiamo niente contro i partiti, tanto che nella nostra coalizione hanno trovato spazio, abbiamo condiviso il programma, i principi, ci ha uniti la forza di cambiare questo paese. I partiti, strutturati come un movimento politico, sociale e culturale, più o meno organizzato, sostengono su base ideologica una specifica concezione della società e danno delle soluzioni ai problemi di politica generale, raccolgono le persone che condividono una medesima concezione dell'interesse pubblico per seguire determinate politiche. Ma le nostre finalità accendono il motore della pubblica amministrazione per vedere risultati che ridiano dignità al nostro paese. Bravo! Non ci sono e non ci saranno contraddizioni ideologiche. Per esempio, siamo già d'accordo ed è comune sentire di tutta la cittadinanza che l'ex OMPI e sarà una struttura pubblica per anziani autosufficienti, non diventerà una clinica privata. Bravo! Rispettando la volontà di quelle forze politiche che l'hanno voluto e coniugando anche le scelte della sinistra salucitana, non ci sono contraddizioni ideologiche quando gli obiettivi sono gli stessi. Noi abbiamo scelto la lista civica, propria dei cittadini. Questo ci ha permesso di avere una visione più aperta, di mettere insieme tutte le forze positive del paese, di analizzare i problemi con obiettività per poi andarli a risolvere. Ci siamo messi tutti insieme, abbiamo abbracciato tutto il territorio, tutte le fasce d'età, non abbiamo avuto difficoltà, non ci siamo dovuti rinfacciare niente. Non abbiamo avuto da dichiarire niente, nessuno si è meravigliato di questo, stiamo tutti insieme.
dire essere giovani, non è la media matematica, vuol dire essere aperti al nuovo, al cambiamento, guardare avanti, vuol dire aggregare anche chi per scelta o per colpa nostra non ha aderito al progetto, ma lo sta facendo in questi giorni. Non ci saranno i buoni e i cattivi, i cittadini di serie A e di serie B, ci sarà solo la voglia di ricostruire tutti insieme con il vostro aiuto, con il vostro voto. Abbiamo già vinto, perché giovani stiamo tutti insieme e non ci siamo scoperti oggi in campagna elettorale, ma da sempre. Oggi parliamo tutti del nostro paese come sarà dopo il 15 aprile. Siamo accomunati dalla stessa voglia, senza barriere ideologiche. Questo vuol dire essere giovani. Quanta fatica in questi giorni per colmare i solchi che i cosiddetti uomini di esperienza stanno scavando, cadendo nelle loro stesse contraddizioni. Ma noi siamo sempre qui, ancora più uniti. Bravo! Grazie, grazie di questi giorni e di queste serate. Passate a confrontarci, a rivedere nel presente i limiti del passato per un futuro migliore. Grazie. Dicevo, abbiamo vinto perché si parla di giovani, ma anche perché si parla di trasparenza. La trasparenza che metteremo nell'andare ad amministrare, la stessa trasparenza che abbiamo messo in questa campagna elettorale, che oggi ci fa dire che non abbiamo accordi con nessuna lista, che ci siamo candidati per vincere e che fino all'ultimo giorno andremo a chiedere consensi per poter essere il 15 aprile insieme a voi alla guida del comune.